Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oh, quanto tempo è che non facciamo un vlog così face to face? Tantissimo, ve lo dico io. Perché comunque il tempo è sempre poco, perché gnignigni, l'università, gli esami, che non passo tra l'altro, lasciamo stare. Qualsiasi persona stia guardando questo video che fa l'università mi capirà che più o meno ci sono periodi alti e bassi in una persona che fa l'università, ahimè. Comunque siamo qui per parlare non di università, non di lavoro, ma di World of Warcraft, del canale e del Games Week in parte. Allora, parlando di World of Warcraft, ho approfittato per fare questo vlog semplicemente perché ho visto che una domanda era proprio ridondante, che c'era sempre. E questa domanda è: conviene giocare World of Warcraft nel 2018? Conviene iniziare ora? E la risposta a questa domanda, secondo il mio modestissimo parere, è assolutamente sì. Semplicemente perché mi mettono i panni di un nuovo giocatore che si ritrova davanti un mondo così grosso come World of Warcraft, che io che ci gioco da 10 anni è ancora per me vasto e lo conosco per il 50%, 60%. Io perché fondamentalmente non mi sono mai informato di lore eccetera, ma questo vabbè è un problema mio, sono andato sempre più o meno abbastanza a testa bassa, prima per il PvP, poi per il PvE, ho provato un po' tutto. E da quando è nata la passione per il canale, il tempo è andato per il canale mentre giocavo, e sì, ho giocato ovviamente anche per cazzi miei, come per esempio ho livellato fino al 120 adesso, perché mi ritrovavo a giocare magari in situazioni che non potevo registrare, come per dire mezzanotte o le 2 di mattina o che cazzo ne so, la mattina che dormivo in piedi e allora non c'ho voglia di parlare, eccetera, eccetera. Quindi la mia risposta è assolutamente sì. Per i ragazzi che invece mi dicono fai un video su come iniziare a giocare, eccetera, l'ho già detto anche nello scorso, 2 video fa, se non sbaglio. Io ho già fatto effettivamente un video del genere, è vecchio di quasi un anno ormai, però cioè io ve lo rifaccio, non c'è nessun problema, però gli aggiornamenti sono pochissimi, ci sono giusto 2-3 cosine di differenza e poi siamo lì, non cambia assolutamente niente. Anzi, World of Warcraft rispetto a quando ho iniziato io è spaventosamente più facile, impostazioni spaventosamente più semplici, looking for group, madonna se sono ciaccio, sono semplicissimi, trovi party, summon, tutto molto instant. Comunque, questa è la maglietta con la quale andrò al Games Week. Davanti c'è questa immagine, adesso vediamo se la faccio farvi vedere dietro, che è la parte più figa. È questa qua. Quindi non potete dire che non riuscite a riconoscermi, perché ho scritto anche il nome con il logo di World of Warcraft. L'anno scorso al Games Week portavo questa e penso che ero l'unico a portare una maglia di Warcraft o poco più. Di fatto appunto due ragazzi sono riusciti anche a riconoscermi, ma l'anno scorso eravamo quasi 1000 in meno. Quindi quest'anno voglio essere 2000, anzi sarebbe veramente figo fare i 2000 mentre sono al Games Week. Sarebbe fighissimo. Sarò un giorno solo però, ipotizzo sabato, perché sì, perché 2 giorni in fiera secondo me sono sprecati, perché la fiera perlomeno l'anno scorso non è così grande. Tra l'altro ci ho preso queste cuffie qua, che per chi me lo chiede sono le Asus Strix Wireless 7.1, che in fiera costavano 70 euro in meno, perché queste qui, se non mi sbaglio, a prezzo pieno erano 170 e lo pagate 100. Tutto fiero di aver speso questi 70 euro in meno, perché vabbè, ero indeciso tra queste e le Logitech, e alla fine ho scelto queste, che sono paurose e si sentono benissimo. Non ho mai provato il microfono perché ho il Meteor e non me ne frega un cazzo di provarlo. Sono contentissimo che comunque, nonostante ho degli stop, nonostante non faccia così tanti video, ho comunque molte più visualizzazioni rispetto a diversi mesi fa. Nonostante gli iscritti non sono aumentati così esponenzialmente, magari 4-5 mesi fa avevo 1400-1500, adesso siamo 400 in più. Però comunque le visualizzazioni sono molte di più, perché nei miei ultimi 2 video siamo arrivati a 1000. Adesso ringrazio sicuramente il boom derivato da Battle for Azeroth, che ha portato per fortuna tantissimi nuovi giocatori, a nuovi, proprio nuovi mai giocati, e soprattutto tantissimi che avevano frizzato magari da anni e che non hanno esitato a ritornare per fortuna e a ripopolare Warcraft. Di fatto io ho visto tantissimi italiani in giro, che comunque con Legion era un po' più raro vederli in giro, ma in quest'area invece adesso dove ti giri più o meno ci sono italiani. Tant'è che infatti su Legion dissi che per fortuna che hanno messo il Cross Realm, perché sennò i territori erano vuoti. Cioè due erano in Nemesis, però avevano fatto il Cross Realm in modo che i server erano comunque... cioè, scusate, i territori erano comunque popolati.
Perché se no, veramente, se era solo Nemesis, ci stavano i territori completamente vuoti. Comunque, messaggio ai nuovi giocatori. Uno, guardate il mio video, quello lì, come iniziare su World of Warcraft, si chiama proprio così, quindi non potete sbagliare, l'ho cercato su Google e sono il primo, proprio, quindi... E andate piano. Cioè, tantissimi ragazzi mi hanno scritto, mi hanno detto, ma se io faccio 110 instance, posso andare in raid, posso andare in dungeon? Piano. Cioè, World of Warcraft va esplorato con calma. Anzi, il consiglio che vi do io è non fatevi il 110 instant, fatevi, tenetevelo, lo so che qui c'è il bustantino carino che smaniate per premerlo, anch'io uguale, tipo i bottoni rossi, però un attimo, cioè nel senso, perché voi vi fate il 110 instant, non sapete dove mettermi le mani, perché i talenti, perché l'equip, perché le spell, e come faccio, come non faccio DPS, che spec scelgo, qual è la migliore. Non esiste una spec migliore, non esiste una classe migliore, non esiste una classe più forte, non esiste una spec più forte. Più o meno, eh. Ci sono periodi in cui i spec vanno di più, infatti ci sono i top DPS che sicuramente sono in determinata classe rispetto ad altri, così come ci sono magari tank che si giostrano meglio in determinate situazioni rispetto ad altre. Però in generale, dai, in generale diciamo che il gioco è abbastanza bilanciato. Diciamo che col gear tutti riescono a fare tutto, come riescono a fare molti DPS, dopo a parità di gear magari c'è, per dire, adesso il Rogue è il primo in doppio DPS, tra 5 mesi sarà il Mage, tra 5 mesi sarà il War, non penso. No, lo è stato il Legion, il War Fury se non sbaglio, ma adesso anche Staldo. Quindi il consiglio che do io è con calma, ragazzi, cioè piano, non c'è nessuna fretta, anzi, più andate piano meglio è. Vi esplorate i territori, vi sentite le musiche che sono spettacolari, guardate i paesaggi, vi fermate un attimo. Anche perché così, se voi la prendete con calma, arrivate al 110 che sapete moltissime cose, perché vi siete fatti i dungeon con calma, perché crescendo, perché avete esplorato soprattutto la classe che avete voi, perché livellando imparate a gestire sicuramente meglio le spell, sicuramente meglio i talenti della vostra classe. Perché un conto sparare al 110, ritrovarvi con mille cose, un conto invece crescete piano piano e vi trovate con tutte le spell prese piano. Esplorate magari determinati add-on che possono esservi utili. Ho fatto un video anche su quello, cioè oddio, quelli che uso io, che sono praticamente pochissimi e proprio essenziali. Dopo ci stanno persone che hanno 500.000 add-on e riescono a giocare benissimo perché sono abituati così. Così come io non riesco a giocare senza bartender. O bartender, non lo so, quell'add-on che mi sposta tutte le spell, no? Che me l'avete chiesto pure in 500. Ci ho fatto un video anche su quello quando parlo dei miei add-on. Detto questo, spero che il canale vada sempre meglio. Io dopo la metà di settembre ho molto più tempo perché ho tutte le mattine libere, quindi teoricamente dovrei far uscire più video. Voi qualsiasi idea che non sia creare una cilda da capo, vi prego, perché è impossibile creare una cilda da capo, raga. Non ce la farei mai a gestirla. Non c'ho abbastanza tempo e sinceramente non c'ho nemmeno tanta voglia, perché la cilda è impegnativa. Se farla funzionare è impegnativissima, quindi è una cosa che è impossibile. Così come creare un PG di nuovo da livello 1, raga, impossibile. L'ho fatto con Rogue, ho portato tipo tantissimi episodi, lo stesso col DK, mi ricordo, livellando. Non posso farlo, ma poi è inutile adesso perché ho già 2-3 personaggi da portare su, devo pensare a quelli. Però comunque voi, qualsiasi idea carina, ditemela assolutamente. Cercherò di fare anche qualche live perché ho visto che vi piacciono e piacciono soprattutto anche a me. Su YouTube, su Twitch, forse anche su Twitch, voglio esplorarlo un po' di più quando avrò tempo. Quindi, ci vediamo al Games Week. Non avrò lo stand ovviamente perché non sono così famoso ancora, purtroppo. Spero che in futuro qualcuno, chissà. E mi raccomando, se mi vedete non esitate a chiamarmi, raga, perché cioè, se una persona mi ferma e mi fa ciao, sei Evil Joe, io, cioè, assolutamente sì, sono io, e foto, abbracci, e sono contentissimo, quindi vi prego non esitate, io sono la persona più contenta e felice del mondo se lo fate. Fatelo. Quindi io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione e per l'ascolto. Ci vediamo sul canale, come sempre, e ci vediamo al Games Week per chi verrà. Sabato al 99%, quindi il 6 ottobre, sì. Detto questo, io vi saluto. Ciao a tutti ragazzi.